Canto d'ingresso, Signore ascolta, pagina 155. Dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori. Invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico a Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Custodisci con continua benevolenza, o Padre, la tua Chiesa, e poiché a causa della debolezza umana non può sostenersi senza di te, il tuo aiuto la liberi sempre da ogni pericolo e la guidi alla salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la via della salvezza. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Mostraci, Signore, la via della salvezza. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina, e le mie parole ti getti alle spalle. Mostraci, Signore, la via della salvezza. Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa.
Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Mostraci, Signore, la via della salvezza. Formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filateri e allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Pazienza, ecco, per fatto via. La riflessione sul Vangelo di oggi. Grazie. La riflessione. Grazie, grazie. Oggi Gesù ci chiama a essere testimoni di vita cristiana, mediante esempio. La coerenza di vita e la retta intenzione.
Il Signore, riferendosi ai maestri della legge e ai farisei, ci dice: lo agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno. Questa è un'accusa molto pesante, terribile. Tutti abbiamo esperienza del male e dello scandalo, tutti quanti. Disorientamento delle anime che causa dell'antitestimone, cioè il cattivo esempio. Così pure tutti ricordiamo anche il bene che ci ha fatto, i buoni esempi che abbiamo visto lungo la nostra vita. Non dimentichiamo che Confucio ha detto una parola: un'immagine vale è più di mille parole. Insomma, come stesso anche Giovanni Paolo II nel 1996 ha parlato ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Dice: oggi più che mai la Chiesa è cosciente che il suo messaggio sociale troverà credibilità nella testimonianza delle opere, prima che nella sua coerenza e logica interna. Ed una forma di cattivo esempio particolarmente nocivo all'evangelizzazione e la mancanza di coerenza di vita. Un apostolo del terzo millennio che si trova chiamato alla santità nella gestione di affari temporali, dove avere in mente, come stesso anche Papa Emerito, cioè Benedetto XVI, ha parlato durante la 47ª giornata mondiale alla comunicazione sociale nel 2013. Ha parlato così: solamente la relazione tra una verità conseguente con se stessa e la sua realizzazione nella vita può fare spendere quell'evidenza della fede che il cuore umano spera. Solo attraverso questa porta della coerenza entrerà lo spirito nel mondo. Infine, Gesù si lagna di quelli che tutte le loro opere ne fanno per essere ammirati dalle gente. L'autenticità della nostra vita di apostoli di Cristo esige la retta intenzione. Dobbiamo agire soprattutto per amore a Dio, per la parola del Padre, come non possiamo leggere nel Catechesimo della Chiesa Cattolica, numero 358. Dio creò tutto per l'uomo, ma l'uomo fu creato per servire ed amare Dio e per offrirgli tutta la creazione. Ecco, la nostra grandezza, servire Dio come figli suoi.
Dio unico nostro Padre, da cui tranne origine ogni paternità sulla terra, si china su di noi e accoglie la nostra preghiera, diciamo insieme. Donaci un cuore umile, Signore. Perché i ministri di Dio e della Chiesa preferiscano servire che essere serviti, dimostrando che vi è una sola autorità, quella del Padre Celeste, e un solo insegnamento, quello del Figlio Gesù. Preghiamo. Perché i paesi poveri possano ricorrere agli aiuti internazionali senza dover accettare egemonie e soprusi, preghiamo. Perché coloro che hanno responsabilità nell'ambito culturale, politico, economico e sociale adempiano la loro missione con umiltà e spirito di servizio, preghiamo. Perché i giovani considerino l'impegno politico come legittima vocazione dei laici cristiani, preghiamo. Preghiamo, Padre, per i nostri fratelli e sorelle in Ucraina. Porta la fine delle ostilità e il riposo eterno ai defunti, preghiamo. Cristo, Principe della Pace, ispira pensieri e gesti di pace ai potenti della terra e il popolo ucraino possa vivere in sicurezza nel proprio paese. Preghiamo. Perché questa Eucaristia, che ricorda l'ultima cena in cui Gesù lavò i piedi agli Apostoli, liberi il nostro cuore da ogni chiusura e ci renda capaci di amare il prossimo. Preghiamo. O Dio, che abbassi i superbi e innalza i umili, fa che fedeli al nostro battesimo non cerchiamo l'affermazione di noi stessi, ma ciò che è giusto davanti a te e giova al bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Mistero della cena, pagina 106. Sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. E la potenza di questo mistero di riconciliazione, compie in noi, o Signore, la tua opera di salvezza, perché ci guarisca dai mali di questo mondo e ci conduca ai beni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. Beato i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra il tuo spirito, i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui gli veniva tradito, egli prese il pane, gli rese grazia con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazia con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il